Un tuffo nelle fresche acque dell'Arno, così turisti e cittadini combattono la calura. Siamo nel comune di Pratovecchio Stia, quindi in Alto Casentino, nella zona del Canto alla Rana. Com'è l'acqua dell'Arno? Calda, fredda? A bollore, caldissima come sempre. No dai, freddina, però sta bene. Non c'è la confusione del mare, anche se più si va avanti più c'è gente qui. Però si sta in fresco e si sta in mezzo alla natura, sta bene qua. Il Parco del Canto alla Rana è una sosta molto piacevole nella natura, lungo il fiume declamato da Dante nella sua Divina Commedia, che nasce proprio dal Monte Falterona, la montagna che sovrasta il paese di Stia. C'è stata veramente una riscoperta, soprattutto dopo la pandemia, perché abbiamo avuto tutti la voglia di frequentare luoghi, non dico sicuri, ma quantomeno all'aperto, in cui si possa godere dell'acqua, dell'aria, e quindi c'è stata veramente questa corsa al fiume che è diventata per noi, diciamo, una risorsa, veramente una bella risorsa. Noi veniamo spesso qui perché siamo qui del Casentino e ci piace perché è un luogo dove possiamo stare con i bambini in tranquillità, possiamo portarci dietro il nostro cane e stiamo bene, siamo proprio immersi nella natura e quindi ci piace molto venire qua. E così l'Arno, grazie anche a Casentino H2O, il contratto di fiume che vede il consorzio 2 Alto Valdarno come capofila, diventa l'elemento attrattivo per una vallata, quella casentinese, che ha tanto da offrire. È ricchissimo di cultura ad ogni livello e poi è molto ricco anche di pievi e castelli. Basti ricordare le pieve romaniche del 1200 che sono un po' disseminate in tutto il Casentino, i castelli medievali, Poppi, Romena, Porciano e tanti altri. È veramente una zona in cui merita venire e guardare, non fermarsi solo un giorno o due, perché se vogliamo veramente cogliere tutto ciò che il Casentino ci offre, dobbiamo fermarsi. E nel boschetto lungo la passeggiata anche un parco avventura. Turisti italiani o stranieri o tutti e due? L'80% turismo italiano, soprattutto toscano, una grande affluenza appunto dalle grandi città, Arezzo e Firenze, sono i nostri maggiori centri, e però si sta riscontrando piano piano, si sta muovendo anche il turismo del nord Europa, quindi Belgio, Olanda e Germania. Il vostro parco è particolare anche perché è sopra l'Arno, insomma ci sono dei tratti in cui si sorvola, è proprio il caso di dire, insomma, l'acqua. Sì, abbiamo diverse carrucole che attraversano l'Arno, anche una super carrucola di 160 metri, quindi un bel lancio, quindi quale miglior modo per vivere l'Arno in estate come questo?